parlare di politica, abbiamo detto, no? Quindi mi parli del rimpasto della giunta Crocetta. Quindi assessori deputati o assessori politici fuori dalla deputazione, secondo te? Che fa? Ma secondo me fa un rimpasto alla fine, intanto l'assessore al bilancio se lo fa comandare da Roma, perché noi siamo una regione commissariata ormai. Mm-hmm. Abbiamo i curatori fallimentari che vengono a fare gli assessori al bilancio da noi. Mm. E che ci vengono praticamente a dire come possiamo e non possiamo spendere soldi, si parla di tasse. Bianchi era venuto a fare questo e ovviamente quell'altro che verrà praticamente verrà a fare la stessa cosa. Ora che ci aspettiamo? Ci aspettiamo che questo rimpasto praticamente sarà in qualche modo un momento in cui lui cercherà la sintesi con i partiti, però mi pare che già sono abbastanza perdicotti. Raggiti che gli dice di azzerare in qualche modo la giunta, lui che non ne vuole sentire parlare, e ci sono segnali anche abbastanza strani, e sta cercando di smazzarsi lui qualcuno per fare posto. Prendo questa cosa di Marino, molto interessante, perché sono tutte cose sempre mirate, ma lo bello che attacca Marino prima sulle discariche, quindi due assessori che si fanno la guerra all'interno. Non è la prima volta che Marino viene attaccato dai suoi stessi compagni di giunta, o addirittura non viene difeso neanche dal presidente quando riceve, diciamo, degli attacchi in qualche modo particolare. Perché? Perché secondo me Lumia viene candidato alle europee, si crea un posto all'interno praticamente del Senato, e potrebbe in qualche modo andarlo a prendere Nicolò Marino se Presti rinuncia. Presti oggi dichiara, dice, non mi mettete in mezzo a queste storie, perché io oggi sono, prende addirittura la distanza da Crocetta in maniera molto, molto seria e molto dirompente. Io onestamente non lo so quello che sta succedendo e non capisco neanche dove che vogliono andare a parare con tutta questa cosa, però è certo che abbiamo bisogno, secondo me, di darci una mossa e di avere un attimino di risveglio dal punto di vista dello sviluppo economico, se no rischiamo veramente di rimanere una regione per malfatto. Ci sono stanco anche di parlare di rimpasti, di cose, e queste sono beghe all'interno praticamente dei partiti, e sono diventate una cosa di una tristezza incredibile. Speriamo che questa cosa è, perché noi eravamo e siamo pronti a collaborare, diciamo, sulle cose che possono essere buone per i cittadini siciliani, ma qui il problema è che il governo leggi per i cittadini mi pare che non ne vuole cominciare a fare. Questo è quello che possono scegliere, vero? Senti, un commento sulla campagna elettorale alle amministrative? Ma mi sembra che sta partendo una bella campagna elettorale abbastanza vivace, diciamo. Speriamo di parlare di contenuti, di programmi buoni per la città. Io vedo che molti candidati stanno cominciando a fare qualcosa di più simile, diciamo, a quelle che si facevano un tempo con i movimenti cittadini. Quindi adesso si parla di banchetti, di passeggiate nei quartieri, si incontrano i cittadini, diciamo, direttamente, diciamo, nelle loro case. Certo, è strana una cosa, che i grandi assenti in questo momento sono i grandi partiti, che non hanno ancora indicato chi sarà il loro candidato, e questa cosa che ci sta dando un segnale che è un po' brutto, perché dice, ma il PD chi candida? Il PDL chi candida? Ma c'è allora Campisi, c'è di nuovo Messana, c'è di nuovo Tizio, c'è di nuovo Caio. Questa cosa ancora non si capisce. Noi abbiamo presentato il nostro candidato sindaco, il sindachino lo chiamo io, perché è una bella persona, è un piccolino, è uno di quelli che secondo me può parlare, insomma, bene di sé, però sto guardando bene anche ad altri candidati, nel senso che voglio vedere se saranno veramente all'altezza, se riusciranno a portare questa passione per la città all'interno. Per ora tanti slogan a volte, però anche diciamo un ritorno anche alla passione,
Cioè, a me piacerebbe che i cittadini si appassionassero un po' alla campagna elettorale della città e cominciando in qualche modo veramente a parlare nei bar, a parlare nelle famiglie di nuovo, di io voto questo perché nel suo programma c'è scritta questa cosa piuttosto che un'altra. Mi piacerebbe vedere una campagna elettorale di questo tipo. Voi avete deciso di scegliere gli assessori con un curriculum mandato via internet, stiamo facendo un bando di selezione, perché vogliamo aprire praticamente alle competenze della città questo discorso praticamente della scelta degli assessori. E possono essere delle figure che non appartengono, ma lo dico questo, ma poi chiaramente Giovanni magari lo ribadirà più volte, non sono assessori del Movimento 5 Stelle, sono tecnici. Cioè noi li selezioniamo in questo modo, quindi non hanno alcun legame nei confronti del Movimento 5 Stelle se non per il programma che il Movimento 5 Stelle ha, perché a quello chiaramente si devono attenere e si devono legare. Noi cerchiamo di portare quanta più gente possibile, diciamo, a presentare questo curriculum, ma mi piacerebbe che si presentassero delle eccellenze di Caltanissetta, ce ne sono tante, che ci potessero prendere un curriculum per dire guardate, mi voglio spendere su questa cosa. Mi piacerebbe parecchio che tanta gente che magari ha delle potenzialità si cominciasse a dire guarda, questa volta ci metto la faccia, vediamo che succede. Ma noi non abbiamo la certezza ovviamente di vincere, ci mancherebbe altro, la competizione elettorale è abbastanza aperta, però sarebbe veramente una bella cosa se insomma tra questi curriculum ci fosse qualche nome interessante da poter in qualche modo spendere, sempre con quella logica che ovviamente sono delle persone completamente slegate che non appartengono al movimento, ma sono semplicemente delle persone, dei cittadini che mettono a disposizione la loro competenza. Questa è una città che secondo me ha la possibilità di diventare veramente il crocevia di un nuovo modo di fare politica. C'ha pochi problemi, io giro la Sicilia e tante volte ringrazio Dio di avermi fatto nascere a Caltanissetta, perché ci sono veramente dei posti che io dico mamma, se fossi nato qui sarebbe stato terribile, perché torno nella mia città e la vedo sempre bella, comunque in qualche modo colorata, mi piace questa cosa. Poi però ovviamente dobbiamo metterci a lavorare, perché sennò Caltanissetta qualcuno la chiama, c'è un po', lo diceva Vitaliano Brancati, la noia del 37, quando raccontava di questa città noiosa, non credo che sia cambiata forse dai tempi di Brancati. Allora dobbiamo cominciare a rendere un attimo più vivace culturalmente, lo dobbiamo cominciare a rendere più vivace da tanti punti di vista, e dobbiamo dare risposte a tante cose che purtroppo non ci sono ancora. Posso pensare alle attività, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, posso pensare a tutti quegli spazi per i giovani dati praticamente dalle strutture comunali che invece di essere utilizzate rimangono chiuse. Queste cose devono cambiare. E poi, questo è un mio pallino, io da sempre lo porto avanti, la gente deve cominciare a capire che o partecipa alla vita pubblica della città, oppure diversamente abbiamo poco il lunedì mattina al bar a parlare di calcio e a lamentarci all'amministrazione, perché questa cosa non va bene. Se ci vogliamo lamentare, prima dobbiamo partecipare, poi abbiamo anche il diritto a lamentarci, se no non abbiamo nessun diritto a lamentarci, nessuno. E questa cosa per me è importante. Quindi gli istituti di partecipazione nel nostro programma ce ne sono parecchi e li vogliamo portare avanti.